Allora, Raffaele, noi abbiamo chiesto a Gazzetta. Buonasera a tutti, grazie Don Angelo. Allora, il mio è solo un breve saluto istituzionale, ma permettetemi due parole di descrivere quello che è successo in questi ultimi mesi. Un giorno mi ha telefonato il Ratelino Garzaniti. Io lo chiamo Ratelino Garzaniti perché ci lega rapporti familiari, amicali da oltre 50 anni, quindi per me è sempre Ratelino, ma è Raffaele Garzaniti, la vita Raffaele Garzaniti. E mi ha detto: sindaco, posso venire in comune che voglio parlare con te? Dico: certo, Ratelino. È venuto e abbiamo iniziato a fare questa chiacchierata. Dice: guarda, io ho nel cuore il ripristino della chiesa di Sant'Antonio, mi piacerebbe farla, tutto a carico mia, della mia famiglia, della ditta, e già al comune costa solo la procedura amministrativa che va fatta per poter attivarci per fare i lavori. Voi immaginate la mia gioia, la mia felicità nel sentire questo, anche perché io la chiesa di Sant'Antonio l'ho vista nello stato di degrado in cui era, non l'ho mai vista nel suo splendore, e quindi e poi, credenti come lo sono io, dico sicuramente sì, subito, attiviamoci subito perché è una cosa a cui ci tengo. E avevamo anche dato delle scadenze, il 13 di giugno. Come vedete oggi siamo qua, 13 di giugno, ad tagliare il nastro, dico così, ma a riaprire appunto questa bellissima chiesa incastonata in una zona bellissima del paese, la zona San Carlo. Adesso non è più bella, è degradata, è abbandonata, ma un po' è il declino della storia che ci ha portato a questo. Ma premetto che l'amministrazione comunale si sta attivando con diversi progetti per dare un po' di bellezza a quest'angolo di Guardavalle. E quindi subito il Ravellino ha portato il progetto in comune, abbiamo attivato tutte le procedure per avere le autorizzazioni anche dagli enti superiori e siamo partiti. Sono partiti proprio la ditta Garzaniti a ripristinare questo gioiello. Quindi un grazie particolare di cuore, ma penso da parte di tutta la comunità di Guardavalle alla famiglia Garzaniti per questo generoso atto verso un punto importante che è proprio questo di San Carlo. Allora, ringraziamo anche Don Angelo perché se non ci fosse lui oggi non saremmo anche qua a questa inaugurazione. La famiglia Turua, tutta la famiglia Turua che oggi è presente anche qua a Guardavalle, grazie per il vostro ritorno, proprio per non mancare, perché sono stati anche loro custodi di questo angolo di sacro. Saluto la dottoressa Maria Teresa Iannelli, l'archeologa che è già funzionaria della sovrintendenza per i beni archeologici della Calabria, è qua in mezzo a noi. Che dire, oggi abbiamo un'altra buona pratica di amministrazione tra pubblico e privato. Lo abbiamo fatto nei giorni scorsi con l'inaugurazione della casa di riposo in via Roma, oggi lo facciamo qua in via San Carlo. Sono quelle piccole cose che sicuramente gratificano un po' tutta la nostra comunità. Dobbiamo andare avanti su questo percorso perché non è facile programmare, gestire e soprattutto migliorare tutto il nostro habitat naturale. Lo dobbiamo fare, ma ci vuole la collaborazione di tutti. Oggi abbiamo avuto la riprova di una collaborazione fattiva. Quindi grazie ancora una volta alla famiglia Garzaniti per il vostro impegno e quindi ringrazio un po' tutti voi per la vostra presenza e vi saluto con tanto affetto. Grazie al sindaco e saluto anche il maresciallo dei carabinieri che rappresenta l'arma che è qui presente. Il sindaco ha già preannunciato la dottoressa Iannelli, ma c'è anche il dottor Mantella che parlerà anche lui. Un ringraziamento particolare deve essere fatto a chi in maniera poi pratica, tecnica, ha curato anche le procedure di recupero e di restauro. L'ingegnere Salvatore Garzaniti, giovane, Giulio, e l'architetto Monica Lucia, che si è messo in particolare in posizione per il lavoro.
Dottoressa Iannelli, tutti quanti qualche minuto fa, no? Ah, voi siete, chi non la conosce di persona, la conosce di fama, la dottoressa Iannelli, che veramente ha lavorato con passione per anni qui nella Calabria come archeologa della Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria, di Reggio Calabria, ed è stata quella, grazie alla quale, io lo dico sempre, non dimentico mai, non cesso mai di ricordare, è stata quella mediante la quale noi abbiamo ottenuto l'autorizzazione di pavimentare la chiesa matrice, altrimenti ancora la chiesa matrice era chiusa. Bene, la dottoressa, guarda, sotto i piedi comando io, domani ti mando le lettere di autorizzazione. Grazie ancora, dottoressa. Sulla dottoressa che ha sempre affrontato ogni problema, ogni lavoro, prima con il cuore e poi con la testa, ma con entrambi. Grazie, dottoressa. Io stasera sono commossa perché è Don Angelo che fa questi scherzi. Mi ha detto 3 giorni fa: venite, facciamo. Abbiamo risistemato una piccola chiesa, facciamo una messa. Cioè, io stasera ero venuta per la messa, però poi diciamo 2 parole. E veramente è come se stasera stessimo inaugurando la cattedrale di Gerace, e mi permetto di dire anche una grande chiesa romana. E qui c'è il cuore che pulsa in questa chiesa. E non solo e non esclusivamente per i lavori, anche e soprattutto per i lavori. Diceva il sindaco che è una commissione tra pubblico e privato. Il geometra Calzamiti è una colonna, è stata una colonna della Calabria e lo è tuttora, perché ha fatto una serie di restauri e sicuramente è uno di quegli imprenditori, come dice Don Angelo, che lavorano prima col cuore e poi con la mente, e poi soprattutto con la mente economica, e quella secondo me è l'ultima cosa a cui tiene il signor Garzaniti, anche il giovane Garzaniti, anche quando è comunque importante, perché con un'impresa uno ci lavora e deve vivere. Comunque è un mecenate, è la persona che aiutata da amici, da collaboratori come Mantella. Mantella è un'altra, diciamo, colonnina per il momento, perché è più giovane, ha un'impresa di restauro che è un po' diversa da quella di Garzaniti, però si compenetrano. E anche con lui abbiamo lavorato, e anche lui è un calabrese che ci viene alla Calabria. Persone che hanno capito che cos'è una comunità e quindi condividono con gli altri. La condivisione non è solo dare 50 lire o 50, scusate, euro o 50 centesimi al povero. La condivisione di una comunità è questo: mettere a disposizione della comunità gratuitamente, quando è possibile e in più delle volte evidentemente, quello che uno sa fare, come lo sa fare, Garzaniti, Mantella lo sanno fare benissimo. E un'altra cosa volevo dire, io sono stata in soprintendenza e adesso continuo a lavorare nei beni culturali, ma noi della soprintendenza abbiamo fatto molto molto poco per questo paese. Guardavalle è un centro storico tra quelli più trascurati della Calabria. E allora quando si assiste e si viene qui e si vede questo restauro, dicevamo con Mantella, poi con Garzaniti non abbiamo avuto modo di parlare perché è arrivato da poco, questo è uno dei pochi restauri che mi è capitato di vedere, e ne ho veduti tanti, ho visti tanti, un restauro conservativo che lascia del restauro, che interviene e lascia come sono le pareti, ma interviene strutturalmente in maniera che nemmeno si veda. Quindi veramente la vostra chiesa è un gioiello. Ce la teniamo.
La dovete ecco, adesso la parte in comune che è come le soprintendenze devono fare tante cose, adesso bisogna che Don Angelo, non lo so, l'ho lasciato, ci siamo visti da un anno e mezzo che non ci vediamo, sono arrivata, intanto mi ha chiamato e veramente mi ha dato una forte emozione stasera stare qui con tutti voi, non sono parole di occasione. Don Angelo mi ha detto che ha fatto una casa di riposo insieme con altri, insieme con tutti voi. Beh, è un vulcano Don Angelo e credo che queste persone, Ganzanini, Don Angelo, Mantelle, tutte le persone che si impegneranno, i vari proprietari ovviamente che sono stati custodi come diceva il sindaco, che si impegneranno, le suore se possono fare qualcosa per questa, come credo facciano, per questa comunità, ecco, bisogna ringraziarli. Stasera veramente, ripeto, questa non è una piccola e gentile garbata chiesetta, è una cattedrale di amore, di sentimento e di condivisione. E quindi man mano che si andava a pulire, si è intravisto una cosa importante: sotto questi dipinti ce ne sono degli altri, e quindi in futuro certamente bisognerà fare una serie di tasselli, di ispezioni per cercare di capire, e attraverso questi dipinti che stanno al di sotto di quello che noi vediamo, cercare di raccontare la storia di questa chiesa. Quindi adesso comincia il processo della ricerca. La ricerca che ci porterà man mano, anche dal punto di vista storico, a capire l'importanza di questo edificio. E poi ricordiamo una cosa importantissima, che è il recupero di questa statua. Oggi è Sant'Antonio, è tornata qui la statua di Sant'Antonio. E nel momento in cui il nostro Raffaele mi manda delle fotografie, dice: Peppino, questa potrebbe essere... E cioè, tu sei pazzo, dice, ma come facciamo in pochi giorni a riuscire a recuperare, a almeno renderla presentabile? Non potete immaginare delle condizioni in cui si trovava questa statua. Invece puntura dopo puntura, cercando di eliminare tutti i tanti presenti, cercando di, come dire, consolidare quella che era la struttura della statua stessa, è stata possibile presentarla poi oggi, facendo in modo che la festa di Sant'Antonio potesse essere nuovamente, come dire, all'interno di questa chiesa, celebrata con la sua statua. È una statua importante, al di sotto di questi colori che vedete ci dovrebbe essere un estofado, quindi una decorazione importante che si vede dalle prime stratigrafie che abbiamo fatto. Quindi in futuro si spera di poter recuperare anche tutto questo. È una statua importante, speriamo che si riesca in futuro a recuperare, almeno attraverso foto storico di sovrintendenza, quelle che erano le decorazioni della chiesa, quella che era il quadro probabilmente all'interno della chiesa stessa. Quindi è un lavoro che sta iniziando, è un lavoro che proseguirà certamente per riportare la chiesa al suo antico splendore. Hanno già parlato troppo bene di me, la dottoressa Iannelli, il sindaco e così. Io ho avuto l'iniziativa di fare questo, la precedente di perché quando ho visto questa chiesa, 13 anni fa, era un magazzino, un deposito di flasche di cose. E dico, ma peccato, l'anno scorso l'ho rivisto la dottoressa, era senza flasche, quindi si vedevano peggio le raglioni, si vedevano le cose, e allora dico, dobbiamo fare qualcosa, perché sennò in questo paese roscio ogni giorno facciamo un passo indietro. Ogni giorno facciamo un passo indietro. Noi non possiamo fare tutto, l'amministrazione non può fare tutto, lo Stato non può fare tutto. Pure noi privati dobbiamo farci carico di qualche cosa, che a volte basta l'iniziativa. Capito come dire? Intanto le chiese, intanto in questa parte del paese, che secondo, probabilmente non esiste un'opinione, e secondo il dottore Mancheva, che lui è un pilastro, e la dottoressa Iannelli ancora più di tutti e due, la dottoressa Iannelli opera in questo settore da una vita, questa secondo parecchi di noi è la parte più vecchia del paese, è la parte più vecchia del paese. Don Angelo, che è uno studioso, lui ha già dato la benedizione a dire che questa chiesa potrebbe essere di epoca bizantina. Se è così, noi abbiamo avuto la stessa fortuna che hanno avuto a Sant'Andrea, dove la chiesa di campo, che conosce benissimo la dottoressa. Ma poi la conoscete meglio di me. Io l'ho fatto 4 anni in quella chiesa. Io
sei mesi, c'è veramente questa chiesa, c'è l'epoca di Leoncina, è una piccola grande spesa, è una piccola grande spinta per il nostro paese, perché Alci come me, come la Fanno Chiesa, che mi ha aiutato in una maniera incredibile, non ho lasciato in pace per 8 mesi. E non ti ha fatto progetto delle saure, ha messo sulla carta la macchinetta, ma non sia, e gli amici che sono ancora i gallariti. Però, per dire, lui da piccola deve restare e lui che lo conosce sul serio, ed è venuto tanto intorno. Per noi dovrebbe essere l'occasione di trovare un pochino di orgoglio in noi stessi. E basta.